Benvenuti a questa edizione del telegiornale. È stato inaugurato alle ore 17:30 il Parco delle Braille ad Arco, con una grande festa, animazione, intrattenimento per bambini con il clown Molletta, laboratori, giochi, stand informativi e mercato contadino. Vediamo il servizio. Cosa ne pensate del parco? Vi piace? Sì, è bello. A te piace? Sì. E a te? Sì. No, veramente un'ottima cosa. Certo, ho curato di affrettare ancora qualche anno. Comunque ho visto anche che hanno preparato per fare degli orti per gli anziani. E vabbè, speriamo che le prendano e effettivamente si mettono a fare qualcosa anche loro. E lei cosa ne pensa invece? Bellissimo, bellissimo, un bel investimento anche perché Arco ha tanto verde, però ce n'è sempre di bisogno. Una cosa ho notato, c'erano delle carrozzine dei disabili che volevano entrare, devono andare in fondo per lo scivolo, però qui non possono più arrivare per la ghiaia, cioè non c'è un passaggio preparato appositamente. Forse faranno delle correzioni dopo. Il parco, mi abito qui dal 1980. È da allora che vedo progetti, 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 misure, geometri, ingegneri, il canile, casa Itea. Finora si è risolto. Se no, qui era diventato uno scarico immondizie, era una roba vergognosa. E dopo Zingari e tu, è una cosa vergognosa. Meno male che si è risolto, sperando che dopo venga gestito bene. E anche che sia curato, non che sia il parco abbandonato, ecco, sia una cosa seria, insomma. Che per la città di Arco è un orgoglio avere un parco del genere, perché uno che entra, che lo vede, è una meraviglia. L'avevi di sera, illuminato, la sera con tutte le luci che girano intorno, è una cosa meravigliosa, bello, complimenti. Mi piace molto. Perché ti piace? Perché si vedono tutte le montagne intorno. Ed è molto grande, è fatto anche molto bene. Ah beh, adesso dai, appena iniziato qua, ci vorrà un po' di tempo per vederlo. Comunque, lo spazio è bellissimo, è molto grande. Poi cresceranno le piante perché ovviamente ci vuole un po' di verde di più, no? Comunque, no, una bella iniziativa sicuramente. È una consegna che intanto è il primo passo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi l'amministrazione comunale di Arco aveva un punto nel proprio programma che era un punto fondamentale, che era quello della realizzazione del Parco delle Braille. Oggi, proprio in corso della giornata mondiale dell'ambiente, c'è la consegna alla comunità di Arco, alla comunità dell'Alto Garda di questo parco. Parco che si estende su quasi 3 ettari, quindi molto spesso si parla di cementificazione, di cose negative, e invece qua stiamo inaugurando un parco verde, un polmone al centro di una comunità, al centro di una città. No, chiaro, oggi non c'è molta ombra, ma le piante dovranno crescere, funziona così, le piante crescono, poi creano l'ombra e creano quello che è l'ambiente che tutti si aspettano, il verde. Qua c'è una parte in ghiaione, molti si sono lamentati che non è accessibile alle carrozzine. È provvisoria perché qui verrà realizzato uno spazio coperto di 100 metri quadri dove si potrà realizzare un compleanno in maniera free, libera. In più ci sarà un chiosco con al suo interno dei servizi igienici e quindi anche quello libero. Il chiosco chiaramente sarà gestito da un privato e noi come amministrazione stiamo facendo delle valutazioni se fare un bando di gara o come. Chiaro che questo ghiaione per le carrozzine è un qualcosa che non funziona per niente e anche su questo ci stiamo ragionando, la realizzazione di una passerella in legno. I tempi erano talmente stretti e quindi nei prossimi giorni verrà realizzata anche questa passerella. Ci sarà l'irrigazione, visto che molti mi chiedono dell'irrigazione. Fantastico! Taglia, taglia! Taglia! Vai, vai, vai. Vai.